Primo round tra Sterling e Jan è un primo round di due che sanno che devono giocarsi 5 round in maniera molto intensa. Infatti abbiamo più che altro visto Jan avanzare, Sterling indietreggiare, non subire troppi colpi, e se dobbiamo tirare una somma può andare a Jan questo round, perché comunque sia ha gestito l'avanzata. Secondo round si ribalta tutto, Sterling riesce a prendere la schiena di Jan con un triangolo e Jan praticamente passa tutto il secondo round a doversi difendere da un tentativo di Mataleao di Sterling, che riesce quasi ad entrare. Ma grandissimi complimenti a Jan, che ha portato una difesa impeccabile da 10 e lode, anche se questo round sicuramente va a Sterling. Terzo round, fotocopia del secondo, con Sterling che gli si francobolla sulla schiena a Jan e tenta per tutto il round questa Mataleao, che non avviene grazie a uno Jan che impeccabile riesce sempre a difendersi. Round molto più tranquillo da parte di entrambi, meno concitato, che però ragazzi ci mostra un livello di MMA altissime. Detto ciò, adesso è interessantissimo vedere come il punteggio a favore di Sterling possa mettere pressione o meno a uno Jan che adesso deve impressionare di più. Quarto round, cambia le carte in tavola a Peter Jan, che impone lui il suo wrestling e mantiene a terra Sterling per quasi tutto il round, e quindi riesce a guadagnarsi il 2-2 per giocarsela tutta nell'ultimo round. Quinto round, Jan non fa passare nemmeno un tentativo di Sterling, che è monodimensionale e punta solo al takedown, mentre Jan riesce a piazzare anche una ginocchiata volante in testa a Sterling e poi riesce a imprimere quel tanto che basta di grappling per assicurarsi gli ultimi secondi del round, che a mio avviso gli blindano il match al punteggio di 3 round a 2 per Jan. A questo punto vediamo quello che dicono i giudici, ma credo che ci sia una decisione unanime in questo senso. E invece no, raga, split decision per Sterling. Ma che cazzo dite? Cioè, due giudici hanno dato 47-48 a Sterling, con uno che ha fatto praticamente solo tentativi di sottomissione. Io sono veramente sconcertato. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, ma cioè, la trovo veramente assurda sta roba, veramente assurda. Per quanto riguarda i main event, ragazzi, non c'è bisogno che vi faccia il round by round, perché è stato un massacro da parte di Volkanovski ai danni di Korean Zombie, che si è limitato solamente a sopravvivere e non arrendersi, però ne ha prese veramente tante. Infatti al quarto round Herb Dean ha interrotto il match, impedendo che subisse ancora ulteriori danni, quindi giustissima decisione dell'arbitro. Imponente e imperativa la difesa al titolo di Volkanovski, che a questo punto probabilmente si riproietterà verso Max Holloway, che doveva essere il legittimo sfidante al titolo. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. È stata una card molto divertente a mio avviso. Vi ricordo che questo fine settimana su Patreon trovate la visita guidata al pub di Conor McGregor, dove abbiamo bevuto il Proba 12, e trovate tutto in descrizione. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA, never said. I've been on my grind for 7 days. Need a race.